Un sacerdote al servizio della vita, vicino agli ultimi, con uno stile di vita semplice, capace di costruire comunità solidali e di offrirsi con gratuità, umiltà e gioia. È la figura del presbitero disegnata da Papa Francesco all'apertura della 69esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, che si sta tenendo in Vaticano. Prendendo spunto dal tema dell'Assemblea, il rinnovamento del clero, il Pontefice ha sottolineato che i tanti parroci che si spendono nelle nostre comunità trovano sapore nella loro vita consegnando ogni mattina al Signore il proprio tempo per lasciarsi incontrare dalla gente e farsi incontro. È una vita alternativa in un mondo in cui ciascuno si pensa come la misura di tutto e non c'è più posto per il fratello. Il suo stile di vita, semplice ed essenziale, sempre disponibile, lo presenta credibile agli occhi della gente e lo avvicina agli umili, in una carità pastorale che fa liberi e solidali. Servo della vita, cammina con il cuore e il passo dei poveri, reso ricco dalla loro frequentazione. È un uomo di pace e di riconciliazione, un segno e uno strumento della tenerezza di Dio, attento a diffondere il bene con la stessa passione con cui altri curano il loro interesse. In questo tempo povero di amicizia sociale, ha aggiunto il Papa, il primo compito del presbitero è quello di costruire comunità. L'attitudine alla relazione è quindi un criterio decisivo di discernimento vocazionale. Nella gestione delle strutture e dei beni economici, ha detto ancora Francesco, non appesantitevi in una pastorale di conservazione, ma mantenete soltanto ciò che può servire per l'esperienza di fede e di carità del popolo di Dio, perché lo sguardo del sacerdote deve essere sempre rivolto al regno di Dio, verso il quale sente che la storia umana cammina.